Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Riciclatech, la nostra rubrica dedicata all'innovazione tecnologica nel mondo dei rifiuti. Si chiama RoRE ed ha visto coniugare l'impegno di una grande multinazionale come Volvo con la collaborazione di tre università per compiere un passo in avanti importante verso il futuro dell'automazione e della robotica, anche in una dimensione insolita come quella della raccolta rifiuti. Dallo studio sinergico di Volvo, Renova, società svedese specializzata nella gestione dei rifiuti, e tre università, due svedesi ed una americana, nasce ROAR, Robot Based Autonomous Refuse Handling, il robot in grado di localizzare e svuotare automaticamente i cassonetti. Per muoversi agevolmente sul territorio è indispensabile che il robot conosca già il quartiere. È per questo che sul tetto del camion dei rifiuti viene posizionato un drone in grado di scansionare l'area circostante, di rilevare eventuali ostacoli da evitare e di localizzare i bidoni da svuotare, permettendo così a Roar di svolgere autonomamente tutte le sue funzioni. Il robot usa una serie di sensori per studiare il percorso da seguire e localizzare i cassonetti. I sensori includono GPS, LIDAR, dati IMU e una tecnica nota come odometria, in cui i sensori di movimento misurano i cambiamenti di posizione nel corso del tempo. Roar è in grado di riconoscere ed evitare gli ostacoli azionando un pulsante di emergenza e fermando la sua corsa se qualcuno attraversa la strada o si avvicina troppo ai bidoni da svuotare. Il progetto di studio e costruzione del robot è durato solo 4 mesi. La Malarden University si è occupata della progettazione di Roar, mentre la Chalmers University of Technology ha sviluppato il sistema di gestione delle attività per il robot e per il drone. All'università americana, la Penn State University, il compito di sviluppare la grafica che consente al conducente del camion di tenere sotto controllo le attività di Roar. In un futuro con sempre più automazione, Roar rappresenta un modo per stuzzicare l'immaginazione verso nuovi concetti e forme di trasporto del futuro. Sono dei mattoni davvero speciali e non soltanto per il loro colore. Si chiamano Black Brick ed oltre ad essere completamente neri, sono totalmente sostenibili per un'edilizia che punta sempre più a diventare a spreco zero. Il futuro dell'edilizia sarà sempre più green e non bisognerà attendere ancora molto per impiegare un materiale da costruzione sostenibile, ecologico ed orientato alla riduzione degli sprechi. Lo sa bene un gruppo di studenti dell'MIT, autori di un progetto per realizzare mattoni sostenibili. Il mattone ecologico si chiama Black Brick ed è, come suggerisce il nome, di colore nero. Si ottiene impiegando rifiuti di carta e cartone, ceneri prodotte dall'attività di lavorazione delle cartiere, con l'aggiunta di calce ed argilla. Black Brick differisce dai mattoni comunemente impiegati in ambito edilizio, poiché l'assemblaggio dei suoi componenti non necessita la cottura. Infatti, una volta realizzato, il mattone si asciuga e si indurisce a temperatura ambiente, permettendo di risparmiare il rilascio di gas serra nell'atmosfera. Gli studenti dell'MIT hanno pensato di creare un mattone economico ed ecologico, adatto a costruire edifici a basso costo destinati alle famiglie con reddito minimo. Una soluzione in grado di coniugare perfettamente la sostenibilità ambientale e il riutilizzo degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale con scelte di buon impatto sociale. Sarà in Cina il termovalorizzatore più grande del mondo. Tecnologie di ultima generazione, sia per quanto riguarda l'incenerimento che per quanto riguarda la generazione di energia, ma con un occhio di riguardo anche al mondo delle energie rinnovabili, dell'autosufficienza e dell'educazione ambientale. Sarà operativa entro il 2020 e si preannuncia come l'impianto di termovalorizzazione più grande del mondo. Sorgerà a Shenzhen, provincia del Guangdong, nel sud-est della Cina, più precisamente nelle periferie montuose della metropoli, ed avrà una capacità di incenerimento stimata nell'ordine delle 5.000 tonnellate al giorno. Progettata da due studi di architettura danesi, la struttura punta ad utilizzare le tecnologie più avanzate a disposizione, sia nell'incenerimento che nella produzione di energia. L'enorme struttura circolare sarà coperta da un tetto di 66.000 metri quadri, 2/3 dei quali coperti da pannelli fotovoltaici per rendere l'impianto il più possibile autosufficiente tramite energia rinnovabile. Oltre a puntare, ovviamente, a mettere a disposizione di una metropoli in espansione come Shenzhen un servizio moderno e tecnologico per affrontare la sfida dei rifiuti,
la pur enorme capacità del mega impianto è in grado di coprire solo un terzo dell'attuale produzione metropolitana di RSU, nel progetto si prevedono ampi spazi pensati per i visitatori. L'obiettivo è quello di offrire un vero e proprio tour panoramico dell'impianto per istruire gli abitanti sulla sempre più aspra criticità del problema rifiuti. Riciclatech termina qui l'appuntamento con l'innovazione tecnologica nel mondo dei rifiuti e alla prossima puntata, sempre e solo su Ricicla TV. Grazie e arrivederci.